Amici e amiche carissime, siamo alla seconda puntata del Catechismo di San Pio X. Un appuntamento per me personalmente molto, molto caro, dato che questo bellissimo catechismo ci rimette un pochino al mondo, però, per quanto mi, mi riguarda, per me assicuro che è sempre un grandissimo piacere rileggerlo e commentarlo. È chiaro che, per grazia di Dio,. Molte di queste cose eh, dovrei saperle, insomma, dovrei averle anche un pochino assimilate e, e gustate, però è sempre un grandissimo piacere rileggerle, condividerle, perché questo semplicissimo ecco, catechismo ha il pregio di una cosa che ritengo particolarmente importante, che è molto cara, e sono in buona compagnia perché... A suo tempo era cosa che riteneva molto importante anche il grande e buon San Tommaso d'Aquino. Quindi, cioè la chiarezza: già Dio ne conosciamo ben poco in questa vita. Perché, per quanto, diceva San Tommaso d'Aquino, ne possiamo pensare, dire, conoscere, è sempre nulla in confronto a ciò che egli è. <ride> Dice il libro della Sapienza che a stento ci rappresentiamo e conosciamo le cose della terra, figuriamoci quelle del cielo. Dice San Paolo che la nostra conoscenza qui è imperfetta: è la nostra, è imperfetta la nostra profezia. Dice ancora <ride> il Vangelo di San Giovanni che Dio nessuno l'ha mai visto. Ecco. E quindi ci muoviamo dentro ambiti eh, per antonomasia. Eh, misteriosi, tutto ciò che ha a che fare con Dio e con la fede è un mistero. Il mistero non è una cosa che è completamente, assolutamente, come dire ignota e inconoscibile, ma è qualche cosa che sfugge. Quindi, per quanto ne possiamo dire è sempre trascendente, è sempre non perfettamente comprensibile adesso non perfettamente comprensibile va bene ma se uno non cerca di fare un po di chiarezza eh, perde completamente tempo perché cioè <ride> si rimane nel, proprio nel, nel vago nel, 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 nell'informe nell'inconsistente eh, io credo che molte persone oggi eh, non abbiano una vita di fede perché hanno proprio perso quelle conoscenze di base, non hanno la più pallida idea di che cosa eh, sia la nostra santa fede, di chi sia Dio, di, di, di quali siano le grandi domande, le grandi coordinate della, della nostra esistenza. E questo è un male, perché. Eh, il dilagare negli ultimi anni dell'esistenzialismo, quindi tutto quanto è tutto quanto esistenza, o dell'empirismo dell'esperienza, come dire, ha, ha fatto mh, cadere, come dire, in disgrazia, o addirittura nel ridicolo, certe volte. Eh, la dimensione dottrinale chiara della nostra fede, su cui la nostra esperienza di fede poi si basa. Eh, eh, ma uh... Senza, senza un minimo di fondamento, si, si, si navvia completamente nel ripeto, nell'indistinto, nell'informe, nel confuso, e non c'è nessuna esperienza autentica di, né di Dio né della fede. Allora, siamo arrivati al famosissimo numero 13 del Catechismo di San esempio decimo, questo bisogna parlare alla memoria questo qui, ma non solo le parole a memoria tanto per sapere una formuletta questo ce lo dobbiamo ripetere ogni giorno e... qui a mio avviso c'è uno dei punti più importanti di tutto quanto il catechismo ma una delle cose più importanti di tutta la vita per quale fine Dio ci ha creati cioè, che campi a fa che campiamo fa? Che, che, che che come mai che ci sono come mai che ci sono cioè Chiunque mi stia ascoltando in diretta o in differita, te lo sei mai chiesto? Ma tu che campi a fa'? Com'è che ci sei anziché non esserci? D'accordo. E che ci stai a fare qua? Che campi a fa'? Che cos'è la vita? A che serve la vita? Che succede dopo la morte? D'accordo. Farsene sul serio queste domande. Allora, Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e per goderlo poi nell'altra in paradiso. Che sia benedetto San Pio X, che gli è venuto in mente una cosa di questo genere, insomma, per tutta l'eternità. Facile, facile, ma profondo, profondo. E rispondendo a questa domanda, noi comprenderemo anche come, a quanto pare, almeno a quanto si vede, la stragrande maggioranza dei mortali è fallita. Ci stanno i falliti, ci stanno i fallimenti. Quando uno fallisce l'obiettivo, vi ricordo che peccato in ebraico, l'ho detto tante altre volte, attat. Eh, nel suo significato più profondo è fallire il bersaglio è come quando una persona che ne so, spara eh, si fa un poligono di tiro no? c'ha le sagome eh, c'ha il come si chiama eh, il bersaglio appunto No, con tutti quanti que, que, quei cerchietti se uno prende il centro ha sparato bene se uno la sagoma la liscia ha fallito il bersaglio Se noi non facciamo questo, falliamo il bersaglio. La vita non serve ad altro che a questo: la vita non serve a campicchiare né a godersi quei quattro piaceri della vita streminziti e, e inutili. D'accordo? Eh, oggi è una giornata per, per, per molti tanto, tanto triste perché certe categorie di persone adesso ormai non potranno più accedere a luoghi pubblici per il divertimento adesso a prescindere dalle scelte personali <ride> ma se una persona vive secondo il numero 13 del catechismo di San X, ammesso che abbia fatto delle scelte che la permetteranno in condizioni di non accedere più a, a ai luoghi del pubblico divertimento, ma sa che gliene importa, c'è altro a cui pensare, no? C'è altro da fare. Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita. La prima cosa, la conoscenza di Dio è chiaro. Che mi rivolgo a voi, figlioli miei cari, cioè, se avete non lo so, eh, voglia. <ride> e pazienza di ascoltare una catechesi di un povero prete dall'inizio alla fine magari addirittura, questa è una catechesi sistematica, quindi questa non dura come l'omedietta dei giorni feriali 5 minuti o 6 minuti no? questa dura un'ora circa, vedremo quanto, quanto ci arriva perché il senso di queste catechesi è, è, è questo no? Nel senso approfondire eh, bene alcuni argomenti no? quindi ci si, ci si situa sullo standard di, di, questo, di questo tempo, però un'ora del tempo a, a, ad ascoltare insomma, una, una catechesi beh, insomma, è un gesto significativo. stai mettendo in pratica il motivo per cui sei stato creato attenzione eh, questo non vale per quello che dico io eh, ci sono persone molto più brave di me eh, predicatori molto molto più in gamba eh, quindi non, non, non è il per carità eh, però dedicare del tempo per conoscere Dio io ho una pena nel cuore grandissima veramente lo proprio, lo proprio confesso per per tante persone che presumo di io non, non sappiano neanche dove, dove stia di casa, io adesso sono, parlo di un piccolo centro. Quindi più o meno conosco tutti quanti e vedo anche le persone che frequentano che non frequentano. Parlo un pochino con le persone, cerco di, di visitarle. Beh, adesso diventa sempre tutto più difficile. Comunque andiamo avanti, no? Ma ci sono persone che non sanno neanche dove sta di casa Dio. E attenzione, eh, io adesso sto impegnandomi un pochino più online, però io ho sempre cercato di fare il possibile per mettere proprio le, eh, le persone in condizioni di... se vogliono, ecco, certo, come posso. Eh, come lo so fare io? No? Cioè, con questo purtroppo passa il convento per chi sta in questa parrocchia, no? E... Zero assoluto. Ma se tu non dedichi tempo a conoscere Dio, è alla fine. Perché se non lo conosci, non lo ami. Come facciamo? Cioè amare Dio, amare Dio, è la cosa più bella che possa esistere anche in questa vita. Basta leggere un pochino di, di Vite dei Santi, no? Eh, amare. Ma, ma proprio amare, 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 amare col cuore, dicono a Roma. Cioè, il primo comandamento, amare il Signore di Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Molta gente quando sente questo primo comandamento non sa cioè Mi dice: Ma, ma che significa amare Dio con tutto il cuore? Ma che, cioè, perché il non, 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 primo insomma cosa esiste. Pensa la gente, secondo vabbè, ma Dio, è un essere un po' come di cioè un essere un po' fumoso, un po' indistinto. Se ne sta lì, in, in, in cielo. Chi lo sa, dove sta? Insomma, ma come faccio ad amarlo? Io, io posso amare, insomma, qualcuno in carne e ossa? No? <ride> Vai va, va a leggere un po' dei libri dei, dei, dei santi, poi vedi come, come amavano il, il Signore, ma, cioè, ma con un amore ardentissimo. La carità, oggi, oggi si, si nomina la, la carità, uno nomina la carità e subito pensa alla mensa dei poveri, alla carità sparrocchiale, oppure a fare le demosine, per carità tutte quante opere santissime, benedette, importantissime. Ma la carità non è questo. La carità non è questo. L'inno alla carità di cui parla San Paolo non parla principalmente del, dell'amore del prossimo. L'amore del prossimo è il secondario comandamento, ma il primario è l'amore di Dio. Ma se tu non lo conosci, non lo ami. Ma come fai a dare la vita? A dare la vita per lui? Ma come fai a, a impiegare energia, a spenderti? Dall'amore nasce il servizio. Cioè servire Dio, cioè fare la sua volontà in tutto e per tutto. Se tu lo ami è la cosa più leggera che esiste al mondo. Se noi amiamo qualcuno, ma tu prova a pensarci, no? Tu ami Dio e lui ti chiede di fare una cosa, ma ti fai in quattro ti fai, no? Se lo ami, perché tu sai che se tu fai quella cosa gli dai gloria, quindi gli fai lo fai contento. Se possiamo fare contento Dio? Certamente sì. Sì. Quando una persona ama, gode nel fare contento l'altro, non gliene importa di, di sé, no? Cioè, una delle forme di amore più puro eh, è l'amore, per esempio, materno più ancora che paterno. La mamma vive per, per il figlio, vive per farlo contento, cioè, perché il figlio sia, sia contento, ma non gli importa niente tutte quante le le rinunce, cioè se non c'è da mangiare per tutti, la madre si toglie il cibo dalla, dalla bocca per darlo al figlio, ma questo non, non gli pesa, perché vede il figlio contento. Non si va in paradiso se non si è servito il Signore, ma non lo servi se non lo ami, e non lo ami se non lo conosci. Quindi è leggerissimo il servizio di Dio se c'è l'amore, ma l'amore non c'è se non lo conosci. Ecco perché è così importante la conoscenza. Si legge nella Sacra Scrittura: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Per cui io dico, guai a me e a tutti quanti i miei confratelli se non ci spendiamo per far conoscere Dio. Guai però guai anche a chi nonostante ci sia ancora chi si spende per farlo conoscere, non se ne cura. Eh, insomma, non se ne cura. Eh, Gesù stesso disse ai suoi contemporanei: dice: Attenzione, eh, qui sono venuto io in persona. Ma ricordatevi che la regina del Sud sorgerà perché quelli vennero. Dall'altro capo della terra per ascoltare la sapienza di Salomone, qui c'è più di Salomone, voi eh? ragazzi, gli abitanti di Ninive, quei, 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 quei mezzi zulu atei pagani da cui andò Giona a minacciarli che sarebbero stati distrutti se non si convertivano. Ah, guardate che vi, che, che vi metteranno in croce il giorno del, del giudizio eh? perché quelli l'hanno ascoltato a Giona, si sono convertiti e non è che Giona gli ha fatto una bella predica gli ha fatto proprio una predica diciamo così, umanamente parlando odiosa, perché Giona è andato lì e ha detto, State, guardate, vi devo dire soltanto una cosa 40 giorni di tempo, se non la piantate Dio vi distrugge arrivederci e grazie questo è quello che ha detto Giona non era una cosa molto 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 carina, no? ah ma quelli hanno preso sono messi tutti i gatti a fare digiuni preghiere e penitenze, compresi gli animali li era fatti fare il re Allora, il motivo per cui noi siamo stati creati è questo. Tu sei stato creato per conoscerlo, amare e servire Dio in questa vita. Questo è il senso della nostra esistenza. E poi goderlo nell'altra in paradiso. Se non vai in paradiso è la fine. La fine non è se ti viene una malattia o se muori. Questa, questa non è la fine. La fine non è se. Ti capita qualche disgrazia o qualche sofferenza, o se ti capita qualche grossa prova o qualche grossa tribolazione, questa non è la fine. È tutto relativo quello che si vive in questo mondo, è tutto transeunte. Tra cento anni, figlioli miei cari, non fate gesti apotropaici, apotropaici perché dico cento, così se ci fosse. Lo volesse il Signore qualche ventenne che ascolta queste cose, non se li fa, i gesti apotropaici, insomma, perché più di 120 anni non credo che si campi. Tra cent'anni nessuno di noi starà più sul pianeta Terra. Io non lo so se Internet sarà distrutto e quindi tutte quante queste cose che adesso stanno in giro in rete cadranno nell'oblio, ecco, nella, nella nuova umanità che già c'è, attenzione, noi adesso viviamo i tempi come dire oscuri della prova ma io invito sempre alla, alla speranza e alla gioia perché dio viene dal futuro il cuore immacolato di maria ha già trionfato certo adesso noi che stiamo nel tempo non, non, non siamo ancora arrivati all'approdo temporale eh, stiamo sotto come dire rincudi nel martello eh, ci sembra che questa cosa non accadrà mai, che, 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 che i dolori e le persecuzioni e le tribolazioni siano senza fine, questo è umanamente comprensibile. Ecco, ma anche qui no. Il giusto vivrà mediante la fede, e se non c'è la fede perisci, figlio mio, non ce la fai? E poi goderlo nell'altra in paradiso. I grandi canti popolari, tanti ci sorridono un pochino sopra. No? In cielo, andrò a vederla un in, in di in cielo, patria mia. Cioè, noi siamo amanti della vita, e eh, attenzione: adesso sono tutti quanti polarizzati sugli gli ultimi cose, non, li, li chiamano i super green pass, tutte queste cose qui. Ma ci sarebbe da fare attenzione a cose ben più gravi che. Mi avviso attraverso tutti quanti questi eh, caroselli. Poi vengono passati in secondo piano. Il Parlamento sta per approvare l'eutanasia in Italia. Ma guardate un po': no, sono tutti quanti super ipocondriaci. Nel senso che è guai se, se uno si prende una cosa che ti può portare alla morte. E contestualmente c'è un disegno di legge per, per dartela alla morte. Ma io dico: ma qualcuno mi potrà spiegare questa, questa, questa follia? Ma se la vita terrena è così importante, che dobbiamo, che ne so, eh, fermare una nazione o un mondo intero per evitare di prenderci qualche cosa che potrebbe portarci, forse non sempre, alla morte. Urca. E contestualmente in Parlamento discutiamo del diritto di una persona di porre fine alla vita il che significa il dovere da parte di qualcuno cioè un medico di dare la morte urca urca cioè io non voglio fare polemiche ma, ma di che cosa stiamo parlando cioè, io dico noi credenti spero che, che possiamo sempre avere uno, uno, uno sguardo soprannaturale e di fede. Se uno sta dentro questa ottica, si mette bene dentro il numero 13 del catechismo di San Piodo X, cioè, queste cose cioè, gli, scivolano, gli scivolano addosso, insomma, nel senso che... Ma fate pure, fate, insomma, no? Cioè, io ho altro a cui pensare, ho altro per cui campare, insomma, no? Cioè, quindi, cioè... Fate vobis E eh, fate Vobbis nel senso che poi per tutti viene il giudizio di Dio. Eh. Attenzione che per tutti viene il giudizio di Dio. Eh. Per tutti viene il giudizio di Dio. Eh, nel, dicevo oggi nel, nell'omelia della, della messa di oggi, oggi, nella prima lettura così facciamo spot pubblicitari. <ride> C'era l'episodio di Baltazar quel, quel pazzoide, quel folle. Beffardo, capito, il figlio di Nabucodonosor, che un bel giorno stava facendo i suoi banchetti, i suoi bagordi con invitati e concubine. E dice: Ma sì, ma lo sai che facciamo? Ma mio padre ha distrutto Gerusalemme e il Tempio. Aveva fregato dal Tempio i calici d'oro e d'argento. Ma lo sai che famo? E mettiamoci a, a, a gozzovigliare, a brindare, a bere un po' di vino con i calici rubati dal Tempio di Gerusalemme. Ma sai che brivido! Sì, eh? Sicuro? Mm. Ogni tanto nostro Signore, tutti quanti vorremmo che lo facesse un po' più spesso, per lui lo fa quando, quando vuole, gli fa prendere un bell'infarto in diretta, cioè la, il famoso dito che comincia a scrivere sul muro. Le parole misteriose che poi gli interpreta Daniele, Mene Techel, e non mi ricordo la terza, gli dice: Guarda, sei stato messo sulla bilancia e sei stato trovato mancante. Quindi il tuo regno è consegnato ai medi persiani e buonanotte a tutti. Scherza col fuoco, mettiti a, a irridere il Signore del cielo e della terra. Adora pure gli idoli d'argento, dio. E questa è la sorte che farai, d'accordo? Quindi noi puntiamo al paradiso. Noi puntiamo al paradiso, d'accordo? Al paradiso. La vita in questo mondo è la che noi amiamo, la vita, la vita in questo uh, per carità la nostra vita in questo mondo va curata, va preservata, noi non dobbiamo fare nulla di ciò che possa in qualunque modo alterare la nostra, il nostro stato di salute perfetta, perché noi dobbiamo stare su questa terra tanto quanto vuole il nostro Signore per amarlo e per servirlo ma noi non abbiamo l'idolatria ido, della vita terrena perché la vita terrena finirà lo lasciamo decidere al nostro signore non lo decidiamo noi se, se finirà è sicura come e quando lo decide lui noi dal canto nostro dobbiamo fare e questo è il nostro dovere morale di curare il nostro stato di salute, senza esagerare, in modo tale che non, ci, che, 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 che non, che non esponiamo il nostro organismo a nessun tipo di pericolo, d'accordo? Lo decide il nostro Signore. Non possiamo suicidarci, d'accordo? Né direttamente né indirettamente. E anche qui ci sono tante altre cose, insomma, no? Tanti altri capitoli che poi magari apriremo in altre catechesi, in altri cicli, facciamo un altro po' di spot tipo vizi e virtù, no? Vogliamo parlare della gola, vogliamo parlare delle persone che diventano obese, vogliamo parlare del fumo, dato che adesso sono tutti quanti eh, sono tutti quanti preoccupati della, della vita terrena. Ma, eh, un obeso è un suicida, un fumatore è un suicida. Non in senso stretto, ovviamente, non, non, non in senso come dire forte. Ma, ma. Ma. Vogliamo andare a vedere quanti, quanti morti ci sono per queste, per queste problematiche? O vogliamo, vogliamo contarli? Vogliamo andare a fare una stima? Vogliamo vedere quanti sono? Eh. E attenzione: qui non è una disgrazia che ti è capitata, no, qui te la andare a cercare. E tu lo devi sapere le conseguenze delle, delle tue azioni, e non puoi fare spallucce. Che siccome ti piace fumare, siccome ti piace mangiare, ti attappi le orecchie e non vuoi sentire che succede quando una persona diventa obesa, e non vuoi vedere che succede a una persona che fuma. Primo, e secondo, chiudi anche le orecchie alla dimensione morale di queste cose, perché queste cose non è che sono atti di virtù, eh? non sono atti di virtù, quindi sono da considerare anche in relazione al nostro, al nostro rapporto con Dio. Comunque, chiusa parentesi. Allora, che cos'è il paradiso? Il paradiso noi non l'abbiamo mai visto. Non l'abbiamo mai visto. D'accordo? Non l'abbiamo mai visto. però ne possiamo avere un'idea remota? Certamente sì. Certamente sì. Certamente sì. Vedete come attraverso la fede si arriva ad una conoscenza certa, anche se imperfetta, di alcune cose. Noi, paradiso, cioè. Un cristiano, io spero che tutti quanti voi lo viviate, cioè, ma adesso, in questo momento, ma avete voglia di andare in paradiso? Ma se uno vi dicesse: senti un po', sta, tra 5 minuti si parte, immaginiamo se a me adesso tra, tra 5 minuti finisce la, la diretta, puffete <ride> un, un infarto. Potrebbe venire a 50 anni, insomma, siamo in età a, a perfetto rischio, no? E che, 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 che pensi tu di questo qua? L'unico problema, c'è cioè sempre un solo problema, sempre uno, è uno solo il problema, è che siamo pronti. Sta in grazia, sì, preghi, sì. Eh, quando hai fatto l'ultima confessione, l'ultima comunione? Da poco? Benissimo. C'hai debiti, non debiti economici. D'accordo, quelli potrebbero essere una disgrazia. C'hai debiti nel senso... Devi perdonare qualcuno, devi chiedere perdono a qualcuno, devi riconciliarti con qualcuno. E allora partiamo, certo, dice no, Dio ti chiede di starci altri 50 anni sul pianeta terra per amarlo un altro po', conoscerlo un po' meglio e servirlo molto di più, moltiplicare un sacco di opere buone per la sua gloria e per edificazione del prossimo. Allora, la risposta a questo è Signore pure altri 200 anni. Capite? Ma, come dice San Paolo, sia che viviamo, sia che moriamo, noi viviamo per il Signore, ma del resto non ce ne importa niente. Cioè, il Signore vuole che muoio oggi? Benissimo! Il Signore vuole che muoio tra cent'anni? Un po' meno bene, ma va bene lo stesso. Ma se muoio tra cent'anni è un po' meno bene, eh, non è che ma va meno male. Cioè, ma quando mai? Quando mai? Io credo che una grande vita di fede, specialmente in questo tempo così particolare che stiamo vivendo, non aggiungiamo altro, uh, parte che ci aiuterà tantissimo, ma diventerà anche una testimonianza vivente di fronte a tanti. Ma che cos'è il paradiso? Il paradiso è il godimento eterno di Dio, nostra felicità. E in lui di ogni altro bene senza alcun male, in due parole, la gloria essenziale si chiama tecnicamente la gloria accidentale. La felicità. Sapete qual è? La? la felicità in due parole. Lo sai, lo sai che cos'era la felicità? Vedere Dio a faccia a faccia. Questo non se lo può sognare nessuno. E neanche i santi che sono andati in paradiso lo possono riferire su questo noi non possiamo avere nessun tipo di idea adeguata in questa vita però della gloria accidentale sì e qui faccio consigli per gli acquisti qui a eh, qui, qui devo fare consigli per, per gli acquisti questo è il momento opportuno perché questa è una cosa che si trova anche su amazon io ho il pdf c'è un libro che si chiama il libro di tenera amata al di là dello spazio e del tempo L'autore è Riccardo Perez Hernandez, un'anima beata a descrivere il paradiso che ci attende. Io lo consiglio a tutti, a tutti, perché, allora, qui San Piodesimo ci ha detto, il paradiso è il godimento eterno di Dio, la nostra felicità, attenzione, e in lui di ogni altro bene senza alcun male. In questo libro, uno dei libri più belli che abbia letto in vita mia, da leggere in questo periodo perché ci dà una grandissima consolazione, ma proprio grandissima, questa ragazza che aveva visto il, il protagonista una volta, d'accordo, e già però in quella volta poi spiega nel libro, era nato un feeling tra i due, quel feeling che il nostro Signore prende e lo trasferisce poi nell'altra vita, insomma, bisogna leggere il libro. Lì Li parla di tante cose attinenti a quella che si chiama la gloria accidentale, cioè di tutti gli altri beni che. Dio in paradiso fa godere ai suoi eretti. E questa donna spiega proprio a quest'uomo guarda, cosa sia vedere Dio non te lo posso spiegare. Cosa sia conoscere il nostro nome nuovo in paradiso non te lo posso spiegare. Perché non sei in grado di, di capirlo. Oppure se ti dicessi qualcosa proveresti una gioia tanto grande che moriresti all'istante di gioia. Ti posso però dire, e già questo, questo sapere questo... La, la, la reazione che provoca nell'autore del libro è basta, non, non parlare più perché sennò io, io voglio morire. Ma non è che voglio morire come i depressi o come i suicidi che sono stanchi della vita, io voglio andare a vivere. Voglio andare, cioè, capito? I martiri andavano a morire cantando perché credevano queste cose. Non avevano neanche letto. Il libro di Tenera Amata detto fra me e voi. Non vedevano loro, non vedevano e dovevano passare attraverso i tormenti. Anche oggi, anche oggi, durante la Santa Messa c'erano i martiri vietnamiti. No? 130.000 martiri in 100 anni, insomma, non è, non è uno scherzo. Anche lì, eh? la gloria occidentale, tutte quante le cose meravigliose che esistono in paradiso, tutte quante le forme di amore che si vivono tra i beati, eh, i liquori celesti, sapevate che esistono i liquori celesti? solo che te ne puoi bere quanti, quanti ne vuoi e non tu beviati tutte quante le cose belle che noi conosciamo in questa vita in paradiso ci sono all'ennesima potenza tutte nessuna esclusa senza alcun male non esiste sofferenza non esiste lacrima non esiste un desiderio represso non esiste discomunione con nessuno questa non è una favola questo è l'obiettivo della nostra esistenza. Chi non va in paradiso, va all'inferno. Attenzione: eh? c'è l'esito della nostra vita terrena. Infatti, subito dopo vedremo che cosa dice San Pio X In questa prima sezione, manco ne parla del purgatorio? Man come parla? E chi è che merita il paradiso? Numero 15. Merita il paradiso chi è buono, ossia chi ama e serve fedelmente Dio e muore nella sua grazia. Anche qua ne vogliamo parlare del numero 15. Oggi la gente pensa che vanno tutti in paradiso. Si sentono anche a tanti funerali nella montagna. Di volte l'ho detto, cioè, frasi completamente fuori dal mondo, cioè. E questo è entrato in paradiso, adesso è un angelo che prega per noi, ma chi, ma, ma chi te l'ha detto questa cosa qua? Io, sempre, io tante volte sentivo anche il mio convento, dico ma chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? In paradiso non ci vanno tutti, in paradiso non ci vanno tutti. In paradiso ci va chi è buono, uno, cioè chi ama e serve fedelmente Dio e muore nella sua grazia. Chi ama fedelmente, ama e serve fedelmente Dio, muore nella sua grazia, questi vanno in paradiso, il resto non ci vanno in paradiso. Capito? Non ci vanno in paradiso. Che tutti vadano in paradiso, questa è una stupidaggine, è una frottola, è una fandonia che serve a riempire l'inferno più di quanto è già pieno. Questa salvezza per tutti, cioè tanto Gesù è morto, e vanno tutti in paradiso, lui ha pagato il nostro riscatto, quello che hai fatto hai fatto. Poi non sei andato a messa la domenica, bestemmiavi come un turco, tradivi tua moglie, eh, sesso sfrenato, etero, homo, che, 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 che te so, ruberie, omicidi, angariamenti del prossimo, eh, cattiverie, ma che, che gli fa? Tanto se muori, vai tu in paradiso, secondo certi modi di, 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 di pensare, e ahimè pure di predicare oggi. Ma dove, ma dove stanno scritte queste cose qui? Questo non è il catalizmo in Santo X, dice poi che questo è il catalizmo del X, ma sta scritto nel Vangelo, sta scritto, non è il catalizmo del Santo X. San Pietro scrive: lavorate mentre conseguite. La meta della vostra fede, la salvezza delle anime. Cioè, salvare l'anima non è una cosa scontata, capito? Che tu l'anima sa, poi se divento santo, forse per quello magari potrà essere una cosa più impegnativa. Però, tanto il paradiso ce va, vanno tutti. Cioè, All'ultimo cantuccio del paradiso ce vanno tutti. Vabbè, poi se uno vuole diventare santo, forse quello magari si deve impegnare si deve impegnare un po'. Non è così. La salvezza dell'anima è un traguardo, è un traguardo oneroso, è un traguardo non, eh, cioè, raggiungibile. Adesso non voglio far venire l'angoscia a nessuno nella sfiducia, nello sconforto, perché cioè, cioè, Dio l'ha creato per farci andarci, non è che l'ha creato per, per, per lasciarlo vuoto, ma tu ci vai se impieghi la tua vita nel conoscere, amare e servire Dio. E se muori nella sua grazia, cioè la grazia di Dio la accogli, la custodisci e la mantieni fino alla fine. Quindi il paradiso si merita. È un dono di Dio nel senso che se Gesù Cristo non fosse morto in croce non ci avesse denti, a voglia fa opere buone. In paradiso non c'entrava nessuno. Questo ce lo dobbiamo mettere subito bene in testa. Ma il paradiso ce l'ha aperto. Ma c'è stata la parabola del, 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 de, de, degli invitati a nozze del banchetto nuziale, no? Quello che stava senza abito nuziale diceva, ma tu che stai a fare? Chi ti ci ha chiamato? Via, fuori! Legate le mani e piedi, fuori! L'abito nuziale che cos'è? Libro dell'Apocalisse, le, le vesti bianche de, 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 degli eretti che stanno davanti all'agnello sono le opere buone dei santi. Non si entra senza la veste bianca in paradiso. Cioè... Senza aver amato e servito fedelmente Dio ed essere morti nella sua grazia. O invece i cattivi che non servono Dio muoiono in peccato mortale che cosa meritano? Numero 16. I cattivi che non servono Dio e muoiono in peccato mortale meritano l'inferno e li vanno. Questa è una grossa mia, eh. Vedete quanto è quanto è semplice e facile. L'inferno Qualcuno va all'inferno. Stupidaggini che sono state dette da 60-70 anni a sta parte, io mi ricordo quando stavo all'università Pontifice. Ma, 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 ma mi avvelenavo un po' dalla serie Qualcuno ha detto che l'inferno non esiste. La sagra delle la sagra delle scemenze. L'inferno non esiste. I diavoli non esistono, sono una rappresentazione mitologica del concetto del male. Le possessioni del Vangelo non esistono, ma no, quelle sono malattie psichiatriche. Non si conosceva allora la Allora. allora. Cioè, non è vero, tra l'altro, perché poi nel Vangelo c'è l'episodio dell'epilettico. Quindi lasciamo perdere. Ah, poi. Qualcuno dice: No, però l'inferno esiste. Perché Gesù ne ha parlato. Non si può dire che non esiste. Però è vuoto. Figurati di se Dio nella sua bontà può tollerare che qualcuno gli eterni tormenti. Ma stiamo scherzando, l'eterno tormento. Ma no, eterni tormenti. Oh. Qualcun altro dice: No, non, che è vuoto non può essere. Perché se leggi Matteo 25. Gesù dice: eh, via, Venite con me, benedetti, e via da me, maledetti nel fuoco eterno. Dice, hm, quindi non si può dire che è vuoto, però è lecito sperarlo. Ah, è lecito sperarlo con Matteo 25, ma in Matteo 25 Gesù non, non dà nessun adito a sperare che l'inferno sia vuoto, perché alcuni ce vanno all'inferno: E come? Via da me, maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, parla agli uomini. Quindi il diavolo e i suoi angeli già ci stanno e gli uomini ci andranno. La prima cosa che la Madonna ha fatto vedere a Fatima, il primo segreto di Fatima, ma che cos'è il primo segreto di Fatima? Il segreto di Fatima. Il, segreto. il primo segreto di Fatima è la visione dell'inferno. Ma non è un caso, no? che nel 1917 a stipori ragazzini che gli ha pigliato un infarto a vederlo per pe 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 un batter d'occhio gli ha fatto vedere l'inferno la Madonna non lo sapeva tutte le cretinate che sarebbero state dette come diceva il buon Cardinal Siri, guarda che per andare in paradiso ci devi credere che esiste devi fare quello che ti ha detto il numero 15 del Catechismo del San Pio X se no non ci vai in paradiso ah per andare all'inferno non serve che credi che tu esisti non serve, non serve né che credi che esiste non, de non devi fare niente devi fare semplicemente quello che ti pare il motto del fondatore dei satanisti questo l'ho detto una montagna di volte Aleister Crowley era fai quello che vuoi tu fai quello che vuoi e non credere che esiste l'inferno benissimo lì andrei a finire tutti quelli che fanno quello che vogliono e non credono che esista l'inferno ci andranno sparati per direttissima dopo una volta che arrivano dall'altra parte capite perché dopo la morte è un attimo no c'è una cosa che è sorpresa. Perché i diavoli sono abbastanza sadici, no? Ciao, ciao. Io non esisto, vero? Eccomi qua. Non esiste l'inferno? Dagli un attimo un'occhiata. Guarda, poi ci avrà tutta l'eternità per, per conoscerlo bene. Guarda, dagli un attimo un'occhiata. Ti piace? Ti piace? Bene, questo è quello che non esisteva, giusto? Ti sei infischiato di domine di, di, di Dio? Non ti sei mai dato pensiero neanche di magari provare a verificare se forse lontanamente almeno il personaggio storico di Gesù Cristo sia esistito? Insomma, no? Cosa che ha provato. Questo qui <ride> ci sono i documenti dei, dei, dei pagani, c'è cioè Tacito che parla di nostro Signore Gesù Cristo, tra, tra, tra gli altri, insomma, uno degli storici più fedeli del, <ride> del, 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 di Roma, no? E adesso, sorpresa. E che vogliamo fare? Ma quando arriverà sorpresa? È tardi? Non c'è più tempo? Gli uomini scherzano con il fuoco? Ti eh? dico sempre: quando arrivano periodi difficili come l'attuale che stiamo vivendo, qual è il problema grande? E perché molti reagiscono in modalità, diciamo così, scomposte? Sapete qual è il motivo? Un motivo è semplicissimo: non sono pronti. Ma molti non credono a Meggiugorie, liberissimi di non crederci, per carità. La Chiesa non si è pronunciata, quindi faccino pure, e dico faccino per fare un'ironia eh, di un noto comico italiano, insomma, che storpiava i, i, co, i congiuntivi. Quindi. Facciano pure e qualcuno dice ma che è stata sta roba 40 anni di apparizioni e la Madonna dice sempre le stesse cose ma ti pare che questa è la Madonna 40 anni a sempre apparire a ripetere sempre le stesse cose questo dicono alcuni degli, degli oppositori poi altri se la prendono con i veggenti che non, sono, che non sono attendibili che non sono coerenti che non danno buone testimonianze ognuno è libero di fare quello che meglio crede no? ma è proprio perché era necessario prepararsi bene per tempi come quelli che stiamo vivendo, che la Madonna ha cominciato da 40 anni, da 40 anni, da 40 anni e il tipo di vita e il tenore di vita di grazia e di preghiera che lei a tutti propone a me giugorie è elevato, oggi è mercoledì. Chi è che ha fatto il digiuno a pane e acqua oggi o che, o che lo sta facendo tra quelli che ascoltano la, la diretta? Perché mercoledì e venerdì si fa il digiuno a pane e acqua, se tu ci credi. Non è un optional, ah, ma è una cosa troppo impegnativa. Vedi tu, figlio mio. Il rosario intero, tutti i giorni, il rosario intero, caudiosi, luminosi. Adesso saranno pure luminosi, dolorosi e gloriosi. Se proprio non ce la fai a fare anche i luminosi, almeno i tre classici. Tutti i giorni. Messa e comunione tutti i giorni. Confessione minimo una volta al mese, meglio se una volta ogni otto giorni. Questa è la Madonna di Meggiugorie. Eh? Più almeno un quarto d'ora al giorno, ecco conoscere Dio, di meditazione, preferibilmente sulla Sacra Scrittura, ah certo se te fai, se te spari un'ora dei catechesi, <ride> siamo andati oltre, no? Ecco, per dire... Chiaro? Vuol dire che un fedele laico deve prendersi della sua giornata almeno due ore, non lui non ha a disposizione 24 ore, ha a disposizione 22 ore della giornata. Prova a fare questo per 40 anni. E prova a ritrovarti con questa attrezzatura a vivere le situazioni attuali. Non ti fa né caldo né freddo tutto quello che sta succedendo. Ma non è caldo né freddo. Vogliamo un pochino di conti quanto sono 40 anni a 4 rosari al giorno? Quanti sono 40 anni a 4 rosari al giorno? O a 3 rosari al giorno? 3 rosari al giorno vuol dire 90 rosari con mese. Vuol dire con un anno 900, 1000 rosari con Co, con un anno giusto e 40 anni: 1000 per 40 sono 40.000 rosari. È la stessa cosa trovarsi con alle spalle 40.000 rosari detti oppure nessuno? cioè siamo proprio pratici, eh? tecnici, siamo proprio spiccioli. Eh? Quante messe? 365 l'anno per 10 anni sono 3.650. Per 40 anni 3x4 fa 12, 6x4 fa 24, sono quasi 15.000 messe. Insomma, 15.000 messe e 15.000 comunioni, insomma, eh? O no? Sono tante. E una persona che invece ha 40 anni che non mette la piede in chiesa si troverà un pochino di, in condizioni diverse, o no? O è andata a perdere tempo, è andata a scaldare banco. E che cos'è l'inferno? Numero 17. L'inferno è il patimento eterno della privazione di Dio, nostra felicità, la cosiddetta pena del danno, che è la più grande in assoluto, ma non basta, e del fuoco, seconda cosa, e con ogni altro male senza alcun bene. L'orrore dell'inferno non è immaginabile da mente umana, così come la bellezza del paradiso non è immaginabile da mente umana. Ora, qui ehm, ci sono descritte le tre caratteristiche dell'inferno: uno il patimento eterno della privazione di Dio, non vederlo mai, cioè fallire completamente. L'obiettivo della tua esistenza è terribile, no? La seconda cosa è il fuoco, fuoco eterno: attenzione, un fuoco che brucia voi oh, oh, vi rendete conto cosa significa stare per tutta l'eternità nel fuoco? Potremmo resistere noi a stare dentro il fuoco, ma anche per un secondo, dentro dentro, dentro il fuoco? No. Un fuoco inestinguibile, un fuoco che brucia la carne, perché dopo la risurrezione della carne sta pure la carne, eh? e il fuoco rimane pure dopo, eh? non è che dopo finisce. E un fuoco spirituale che brucia pure l'anima, perché gli angeli ribelli non sono corpi, sono spiriti, ma bruciano all'inferno. E lo sapevate che l'apostola della Divina Misericordia, che è Santa Faustina, l'apostola della Divina Misericordia, capito? Tutti quelli che dicono la misericordia, la misericordia, all'inferno non ci va nessuno. La misericordia, la misericordia, la misericordia, la misericordia, la misericordia, la misericordia, ah oh, ma ti pare che Dio manda qualcuno all'inferno? No, 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 no. Può tollerare che qualcuno stia all'inferno. Ma l'apostola della Divina Misericordia è stata all'inferno. E... e forse è meglio è meglio che... Che, che lo legga il resoconto di Santa Faustina Tanto ci abbiamo da fare soltanto il numero 18 vado, vado veloce scrive Santa Faustina Covasca, questo si trova nel suo diario eh? oggi sotto la guida di un angelo sono stata neg negli abissi dell'inferno è un luogo di grandi tormenti per tutta la sua estensione spaventosamente grande queste le varie pene che ho viste. la prima, quella che costituisce l'inferno è la perdita di Dio il patimento eterno della privazione di Dio la pena del danno si chiama secondo i continui rimorsi di coscienza il rimorso di coscienza continui eh? cioè per tutta l'eternità a dire se avessi vissuto diversamente se fossi stato a messa se avessi bestemmiato di meno se avessi goduto i piaceri della lussuria di meno li avessi proprio eliminati del tutto Tutta l'eternità pensa e a, e a ricordare che a causa di queste cose hai perso per sempre la possibilità di essere felice, starai eternamente dannato in quell'inferno terribile alla vista dei demoni e tutti quanti i tormenti che adesso seguono. La terza, la consapevolezza è che la sorte non cambierà mai, questa è una cosa terribile perché ogni pena che noi abbiamo in questa vita, qualunque cosa finirà. Adesso il grande flagello, il Covid, finirà. D'accordo, non è che durerà per tutta l'eternità. Ma l'inferno non finisce mai. L'inferno non finisce mai. E i dannati sono consapevoli che quella roba non finirà mai. La quarta, il fuoco. Abbiamo sentito nel catechismo che penetra... L'anima ma non l'annienta, è una pena terribile, è un fuoco puramente spirituale acceso dall'ira di Dio. Ah, esiste l'ira di Dio. Ma no, non esiste l'ira di Dio. Che sono queste cose da medioevo? Per carità! Ancora ancora parlare di queste cose? Ma Santa Faustina L'ha scritto quindi, ma Santa Faustina veramente ha scritto quello che tutta la Bibbia tra l'Antico e il Nuovo Testamento, se uno va a fare i conti di quante volte c'è scritta l'ira di Dio, perde il conto, perde insomma, no? Ai funerali, non, 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 adesso non, non si canta più il di esire, eh, ai funerali, di Irae, di Illa Solve il secolo in favilla, a testa di Davide con Sibilla, Gioele quindi profeta Gioele che poi uscì fuori quel bellissimo inno, no? Quella bellissima sequenza che si proclamavo o cantava ai funerali un tempo, adesso anche quella l'abbiamo accantonata, perché non è che uno deve, cioè, per carità. Cioè, non ci pensiamo a queste cose. Dopo, una volta che ti ci trovi dentro è troppo tardi per pensarci, la quinta pena è l'oscurità continua, un orribile e soffocante fetore. E benché sia buio, i demoni e le anime dannate si vedono fra di loro e vedono tutto il male degli altri ed il proprio. Non è finito, eh? Il sesto, la sesta pena è la compagnia continua di Satana. Buon divertimento, eh? Non è una buona compagnia quella di Satana. Direi proprio di no. E la settima pena è la tremenda disperazione, l'odio di Dio, le imprecazioni, le maledizioni. Le bestemmie. Basta. Attenzione qui non sta parlando Don Leonardo Maria Pompei. Eh? Io sto leggendo quello che scrive Santa Faustina. Quindi sembrano dure queste parole. Relata refero, ambasciatore non porta pena. Siamo nel mese di novembre, ogni tanto queste cose bisogna ricordarle. Eh? Prima che sia troppo tardi, queste sono bene che tutti i donati soffrono insieme. Dice, diciamo, Ah, abbiamo finito! Facciamo un sospiro di sollievo. No, non è finita qui. Non è finita qui. Ci sono tormenti particolari, cito, eh, sto continuando a leggere, per le varie anime che sono i tormenti dei sensi. Qui ancora non ha parlato dei tormenti dei sensi. Cioè... Quelli di Antalighieri, sì, quelli di Antalighieri, quelli della commedia, sì, quelli degli ignavi, sì, quelli dei golosi, sì, quelli dei lussuriosi, sì, quelli degli iracondi, sì, quelli dei superbi, certamente. Santa Faustina, riprendo la citazione, ogni anima con quello che ha peccato viene tormentata in maniera tremenda e indescrivibile, ci sono delle orribili caverne. Voragini di tormenti, dove ogni supplizio si differenzia dall'altro, sarei morta alla vista di quelle orribili torture se non mi avesse sostenuto l'onipotenza di Dio. Tutti quelli che hanno visto l'inferno affermano questa cosa, che se non ti avessi sostenuto, sarebbe morta alla vista. D'accordo? Il peccatore sappia, sai per Stato Fostina, non è Don Leonardo, eh? Non è che Don Leonardo ritorna cattivo, eh? Per, car per carità, Don Leonardo sa, fa sempre bravo. Ma il peccatore sappia che col senso col quale pecca verrà torturato per tutta l'eternità. Scrivo questo, quanta Faustina, per ordine di Dio, affinché nessun'anima si giustifica dicendo che l'inferno non c'è, oppure che nessuno c'è mai stato e nessuno sa come sia. Io, suor Faustina, per ordine di Dio sono stata negli abissi dell'inferno. Lo scopo di raccontarlo alle anime e testimoniare che l'inferno c'è. Ora non posso parlare di questo, l'ordine da Dio di lasciarlo per iscritto. I demoni hanno dimostrato un grande odio contro di me, ma per ordine di Dio hanno dovuto ubbidirmi. Quello che ho scritto è una debole ombra delle cose che ho visto. Se qualcuno si è impressionato sappia che questo non è neanche un'ombra di quello che è. Una cosa ho notato, e cioè, attenzione, la maggior parte delle anime che ci sono sono anime che non credevano che ci fosse l'inferno. Sono anime che non credevano che ci fosse l'inferno, la maggior parte quando ritorna. Quindi, capite che la non esistenza dell'inferno è cosa che il diavolo vuole che si creda. Non vuole che si parli di queste cose. Non vuole che si parli di lui. Non vuole che si parli di inferno. Non vuole che si parli di bene. No, no, no. no. Parliamo soltanto delle cose belle, parliamo dell'amore, parliamo della misericordia, non parliamo di queste cose qui che, 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 la, che la gente si, si spaventa. Quando ritornai in me non riuscivo a riprendermi per lo spavento al pensiero che delle anime la soffrono così tremendamente. Per questo prego con maggior fervore per la conversione dei peccatori e invoco incessantemente la divina misericordia per loro. O mio Gesù preferisco agonizzare fino alla fine del mondo nelle più grandi torture, piuttosto che offenderti col più piccolo peccato. E ultimo, ultimo numero di oggi: perché Dio premio buoni e castighe cattivi? Dio premio buoni e castighe cattivi perché è la giustizia infinita. Altra cosa che oggi ha ah della giustizia di Dio non si può parlare per carità no si deve parlare soltanto dell'amore e della misericordia della giustizia no ma tanto è grande il suo amore quanto è grande la sua giustizia tanto è grande la sua misericordia tanto è grande la sua giustizia attenzione che la giustizia applicata nell'inferno lo sto detto tante volte Attenzione, non si pensi che, che la, la dinamica dell'inferno non funziona e chiudo con queste considerazioni, l'ho detto tante volte ma le ripetiamo perché non, non facciamoci un'idea distorta di Dio. Dio ci ha creato per il paradiso e per quanto sta in Lui vuole che in paradiso ci vadano tutti per quanto sta in Lui, ma tu non ci vai contro la tua volontà. Se tu pecchi mortalmente e perdi la grazia, succede una cosa di questo, la tua anima diventa proprietà del demonio. Perché senza la grazia di Dio tu diventi schiavo di Satana seduta, stante, passi dalla parte sua. Se tu non muori in grazia perché per andare all'inferno devi morire non in grazia di Dio, ma in grazia di Satana. Se muori in questo stato, che cosa succede? Che Satana si prende quello che è suo. E, e questo è giusto che sia così: perché tu liberamente e volontariamente gli hai consegnato la tua vita lo hai scelto peccando hai rifiutato la grazia offerta di Gesù Gesù è morto in croce per te te l'hanno detto che questo era successo a catechismo ci sei stato almeno qui in Italia la prima comunione l'hai fatta la cresima pure e te ne sei altamente infischiato quindi la tua libertà ha scelto questo ed è giusto che quello ti tieni ti eri stato avvertito sta attento che qui purtroppo la vita è una cosa seria se non arrivi alla salvezza sono guai. Che campi un mese in più e un mese in meno non è un problema. Che ti perdi l'anima, sì, perché non ci hai creduto a questa cosa qui con tutte quante le testimonianze di fior di santi, l'Italia una volta era un popolo di santi. Ma quanti ce ne stanno? L'hai mai letto una vita di un santo? Allora, in questi. Capite? Adesso, chi ha sentito questa catechesi, faccia un bel sospiro. <ride> Come ti senti? Finita. Cioè, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Guardate, se uno ci avesse già ben chiare queste cose qui, uh, avrebbe già risolto la metà dei problemi della propria vita. E ci credesse sul serio, agendo di conseguenza. Sei numeri di catechismo, d'accordo? Io ho divagato un po'. Un'ora di catechesi, ma sei numeri di catechismo che per leggere ci vogliono 4 minuti, 5 minuti, nemmeno. Per quanto sono brevi e sintetici, ma al tempo stesso chiari. Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e per goderlo poi nell'altra in paradiso. Questo ricordiamocelo bene e mettiamocelo bene in mente. E viviamo in modo tale da meditarlo. Amando e servendo fedelmente Dio e morendo nella sua grazia. Ci vediamo su voi alla prossima puntata, amici carissimi. Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga. Amen.